Buongiorno a tutti e bentornati qui sul mio canale. Oggi vi parlerò di Very Mobile e come mi sono trovato dopo 2 settimane di utilizzo. Ed eccola qui, Very Mobile, attualmente tra le compagnie low cost sul mercato che offre tanti giga a un prezzo veramente basso. Addirittura ho visto 220 giga a 9,99€. Mai vista una cosa simile. Ma Very da dove esce? Very Mobile innanzitutto è sempre un operatore virtuale ed è un marchio di Wind3 e si appoggia alla loro rete. Ovviamente è limitato a 30 megabit in upload e download, come la maggior parte della concorrenza, con l'unica pecca che non prende proprio ovunque e non è proprio veloce. Però dipende dai casi. L'ho acquistata in un penny market, trovate le sim vicino alla cassa dove ci sono tutte le ricariche di Amazon, Netflix eccetera. Ho pagato 5€ per la sim, ma in alternativa potete anche farvela spedire gratuitamente a casa ordinandovela dal sito. Ho sottoscritto il piano da 5,99€ con 50 giga giusto per testarle, per vedere come si comporta in diverse situazioni vista la mia fame di giga. L'ho provata in treno, in città, fuori città, l'ho usata per fare delle streaming e devo dire che non va malissimo. Ho notato però che il segnale è parecchio instabile. Passiamo da una velocità di 2 megabit e arrivo stranamente, nonostante sia limitata, a oltre 100 mega sullo speed test e addirittura 50 in upload. Cioè, praticamente mi ha battuto Vodafone così, cioè a gratis, vedi che mi batte Vodafone, vabbè. Il che è alquanto strano, ma è successo. Magari fatemi sapere nei commenti se è capitato anche a voi, ma con gli altri operatori sopra una certa cifra non li ho mai visti salire ma neanche di un megabit, quindi non lo so, potrebbe essere un bug o qualcosa di simile. Anche perché lo smartphone era configurato correttamente, quindi non ho ben capito quale fosse il problema. Invece nelle grandi città ho notato che funziona molto bene, rimane stabile proprio come Wind3 e ovviamente rimane nei limiti della velocità di 30-30. In ogni caso, per quanto riguarda la mia esperienza, vi posso dire che per me è un ottimo prodotto per il prezzo che ha. Va benissimo. Non la utilizzerei per lavoro, vista un po' l'instabilità del segnale in alcune zone, ma per uso normale che riguarda navigazione web, WhatsApp, social, Netflix e robe così, secondo me va benissimo. Anche questa si potrebbe utilizzare, se nella vostra zona prende ovviamente, come linea fissa all'interno di un router Wi-Fi. Con la tariffa da 220 giga magari sarebbe anche il top, secondo me. Peccato per la velocità, ma comunque per chi non è raggiunto dalla fibra ottica 30 megabit non sono male, In ogni caso, se vi può interessare questa compagnia, grazie al mio codice amico potete ricevere 5€ di ricarica gratuita che vi lascio in descrizione. Io spero di esservi stato d'aiuto anche questa volta. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Grazie a tutti per le nuove iscrizioni, per il supporto che mi state dando in questo periodo, perché comunque siamo già 404 oggi e quindi grazie mille. E mi raccomando, lasciate un like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!